Airbnb ha sfondato perché aveva 8 milioni da investire, perché l'ha fatto bene, l'ha fatto facile, ma ce l'hanno anche fatto arrivare a tutto il mondo. Cioè il marketing chi lo fa? Cioè la, ok, io mettiamo gli appartamenti, però come facciamo a raggiungere la massa che la gente ci trovi lì? A parte il discorso che dice che chiunque ha un account su Origin automaticamente può vedere tutto, però chi lo pubblicizza? Perché sennò rimane nell'etere come tantissime bellissime startup. Allora, sì, la tua domanda è il marketing, no? Giustamente. Sì, perché Skype l'avevamo invitato in Italia, ma non sapeva nessuno, perché non ha fatto in America con soldi. Perché... No, Skype l'ha fatto in Estonia, a Tallinn. Una piccola startup. Skype è un buon esempio perché offriva un servizio diciamo simile alle telefonate, però gratuito, e si è diffuso per passaparola. E nel caso nostro è un po' diverso. La Trips raccoglierà dei soldi. Il nostro obiettivo dopo il primo crowdfunding è raccogliere dai 5 ai 22 milioni attraverso la vendita dei token, di dollari, e io non avrei neanche lanciato questo progetto se non fossero nate le ICO. Non puoi fare un progetto del genere con una startup che raccoglie 30.000 dollari, 50.000 dollari, eccetera. Quindi c'è una partenza di una base di partenza importante. E poi non cominciamo dal mondo, noi stiamo pensando di cominciare da una città italiana, okay? Quindi concentrare tutti gli sforzi sulla città italiana, e parallelamente a noi altre startup faranno altre zone. Quindi tutti assieme può darsi che riusciamo ad avere una massa critica interessante. Okay. Questa non è una risposta che ti garantisce che funzionerà, però questo è un po' diciamo l'approccio. Ma c'è critica di presenza di appartamenti e anche di clienti, sì. Per cui sostanzialmente è più importante l'ecosistema. L'ecosistema, bravo. Ora, bravissimo, cioè il discorso è questo: diventerà talmente facile fare una verticale, fare un sito come Airbnb, come Trips, che ne spunteranno fuori un sacco. Okay. Mentre quello che è successo quando è nato Airbnb, abbiamo visto alcuni siti simili come Windu, come Housetrip, okay? Ognuno ha raccolto 40 milioni, 60 milioni, ma erano 5-6 in tutto e poi sono morti. Okay? Qui assisteremo a un fiorire di centinaia, come dicevo prima, se non migliaia di siti. Quindi il progetto, l'idea che vi dico qua non è scommettete su Trips. Vi dico, entrate in Trips così imparate come funziona e proviamo a farlo con Trips, ma la rivoluzione non avverrà da Trips, avverrà da un ecosistema estremamente resiliente e distribuito. Luca, scusa. Dimmi. Qual è la risposta? Verranno fuori una serie di startup che risolveranno tutta una serie di problemi. Per esempio, vi ho accennato il panel, quello che decide, non è detto che debba essere Trips a risolvere quel problema, perché c'è già un altro progetto blockchain, si chiama Kleros, se non sbaglio, che fa questo, quindi basterà collegarsi con un plugin di WordPress e non è un altro problema. Stessa cosa per le assicurazioni, stessa cosa per i pagamenti in carte di credito, eccetera, eccetera. Quindi è un ecosistema dove tutti i dati sono aperti, per esempio i channel manager che vogliono collegarsi a Trips non dovranno chiedere permesso, potranno semplicemente caricare in Trips tutti i loro alloggi senza fare un contratto prima. E quindi Trips potrà ritrovarsi decine di migliaia di alloggi senza neanche averne fatto richiesta. Ora Trips potrà decidere se questi entrano o meno, però sono lì. Quindi è un ecosistema completamente diverso. Un modo in cui lo spiego io spesso è che Airbnb paga ogni singola riga di codice, questo è diciamo l'aspetto open del software. Origin non sta pagando tutto il codice, c'è un ecosistema di sviluppatori gratuiti che lavorano a questo software che è open source. È con la stessa logica possiamo avere tante repliche, 9 su 10, 99 su 100 falliranno, ma ne verrà fuori magari una buona, magari buone ne verranno fuori 100, non sappiamo dove va, ok? Ma il potere di sapere che insomma chiunque può prendere il codice, prendere l'inventario e provarci è molto più potente delle proposte centralizzate. Quello che è successo con Microsoft e Linux, per esempio. Okay, Linux, nessuno dava una lira, Linux è diventato tutta la base di tutti i server del mondo in questo modo. Okay.